Amici, dopo un casino, ma tipo un'enormità di tempo, torna la serie World Tour che non portavo da un botto. Cioè, mi sa che prima è uscita la mia serie, poi è arrivato il coronavirus, cioè, quindi per farvi capire da quanto tempo non la porto. E oggi andremo ad esplorare il mondo di un pro builder di Minecraft. Se bazzicate spesso nel canale o nel server Discord, in caso come sempre i link sono in descrizione, conoscerete questo pro builder. Ma adesso, signori, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Woo! Amici, benvenuti nel... perché c'è un cavallo così, vabbè, nell'esplorazione del suddetto mondo di Minecraft. Allora, siamo nella modalità spectator, così come vedete appunto possiamo passare attraverso le cose balle tranquilli. Qua c'è una farm di pesca che tra l'altro è la mia. Bravo Master che hai fatto le farm che funzionano ancora. Tra l'altro c'è ancora il video sul canale, in caso andatevelo a ribeccare. E appunto volevo farvi vedere che si erige tutto su, vabbè che siamo di notte, ma sono dettagli, tutto su una montagna bella gigante. Quindi esplorerei la casettina. Ora non so in che ordine esplorare, ma tipo passiamo per... tipo iniziamo da qui con un'entrata stupenda, con le canne da bambù. È molto tipo giapponese, tutte quelle cose così che a me piacciono tantissimo. E ovviamente nelle ceste... ah, pensavo non ci fosse niente, invece ci sono Ominous Banner, Cyan Light, carino, ok, non so cosa sia, non so come si faccia, ma è molto interessante. E qua tutte ceste, tutte cose varie, ma non sono questo che ci interessano, bensì, oh mio Dio, quanto è bella questa Anvil. Cioè, già da qui il mondo mi sembra una figata totale per tutte le esplorazioni varie, tutte le cose, come ha messo, come ha sistemato le stanze, tipo, in teoria si dovrebbe scendere con l'acqua, ma noi, vabbè, imbrogliamo con la spectator. Carrellino che non ho idea di dove porti. Ok, ora seguiamo la strada perché... ah, è la fornace automatica. Ah, che carina. Fa vedere se si può cliccare sul carrello. Eh sì, è esattamente la fornace automatica. Ok, quindi ci abbiamo anche dell'inventiva, dell'eroe. Ok, c'è un... la signorina Nerina, un saluto, so che segue sempre i miei video, che sta appunto... facendo niente. Ok, però che figata, abbiamo schiavizzato un gatto per metterlo su una sedia. Ok, figata totale. Si scende ancora nella zona armature, nella zona tipo di guerra, quelle cose lì tutte. Oh, c'è la... che figo, oh mio Dio, non mi viene in mente il nome. Enchanting table, yep. E una mi sono spaventato, una testa di drago che, oh mio Dio, quanto è enorme. Tutta la mappa, fa vedere. Allora, noi siamo qui, esattamente qui, abbiamo esplorato, facciamoci un giretto. Ok, credo che tra l'altro la zona da esplorare sia solo questa qua circoscritta. E c'è un cane, non l'avevo visto. Alzate la mano nei commenti se avevate visto il cane, perché io non l'avevo visto. Il signor Rex, T-Rex, avete capito? T-Rex, vabbè, lascia perdere. Qua c'è il portale del Nether, vabbè, per ora non ci si entra. E qua l'abbiamo visto, ok, scendendo ancora se puede, sì che se puede. E troviamo una volpe, cioè, ma sapete che mi sa che ha messo un animale per ogni piano? C'è il cane, il gatto, la volpe. Mi aspetto il pappagallo, per forza l'ultimo deve essere il pappagallo. E si chiama Dormiglione, un saluto anche a Dormiglione. Infatti vedete con quanti occhi stanchi, cioè proprio c'ha gli occhi stanchi. E qua è la zona dove dorme, in mezzo a un enchanting table, ok. E figata, questi alberi così li voglio riprodurre anche nel mio mondo perché sono una figata totale. E qua appunto credo sia finito qua sotto, fatemi dare un'occhiatina, sì, decisamente. Sono tutte zone, caverne varie, vedete tutta l'exploration, tutte le zone molto molto belle che si diramano, sarà andato in cerca di diamanti palesemente. E appunto volevo un attimino uscire per vedere la zona Giappone, la chiameremo zona Giappone, fatta benissimo, che figo. Bravo, cioè, applausini per te. Gli alberi stupendi, fuori di testa, con la lana bianca più anche il vetro, non bianca, pardon, con la lana rosa più anche il vetro. Anche qua si estendono fino a qua, bellissimo, mi ricorda Kung Fu Panda, che avete presente l'albero di ciliegio? Non potete non aver visto Kung Fu Panda, fatemi sapere se l'avete visto nei comments. E qua si entra in una sorta di dojo, con un albero al centro, stupendo, bellissimo, i tronchi messi qui per far capire che è bello, bello. Che cos'è questo? No, che figata! C'è un creeper! Però che figata! Ok, quindi dall'esterno, con una bella alba, oh, almeno c'è un po' di luce in questo mondo, così possiamo esplorare meglio. È suggestivo, diciamo, che c'è la luce su questi alberi, questa alba, molto carino, molto carino. E un ponte stupendo, bellissimo, che porta a una mega, iper, super mega iper, aggiungerei, farm sia di grano che di pecore, la varia lana per le pecore. Ma guardate quanta farm, oh mio Dio, voglio farla anch'io. E ho pure fatto la rima. E si estende pure sotto, ma che cacchio, bello questo banner. Oddio, che cos'è?
Vabbè, non lo so, ma è stupendo. E qua c'è la farm di meloni, di zucche o meloni, una roba del genere, mi sembra. Siano quei semini lì. Qua l'abbiamo esplorato, sì, esplorato. E qua c'era l'entrata, il cavallino qui, ripero, cioè mi dispiace un pochino, però ci sta. Questa era la casettina, bella, tutti questi altri. Cioè, sapete cosa? Secondo me... la farm di polli! Ah, è quella che io, con le bandiere dell'Italia, tra l'altro, patriottismo al massimo, grandissimo. E qua ci sarà un botto di, infatti, di LED, di feather, pardon, di poll, bla bla bla. Ripperoni, pollettoni, rimarrete lì. Bellissima questa farm, tra l'altro fatta anche bene con la roba della neve. Bravo! Stiloso, cioè proprio stiloso al punto giusto. Qua dentro si può entrare, c'è qualcosa... Oh! Attenzione, abbiamo scoperto un segreto. La signorina Giorno Giovanni... Oh, is this a JoJo reference? Is this a JoJo reference? Mi sa di sì. Giorno Giovanna. Giorno Giovanna! E basta, un botto di torte. Ce ne sono altri? Questa è la famiglia di JoJo? Is this la famiglia di JoJo? Con tre letti. Ok, tre porcellini. E si esce, ok. Avremmo potuto aprirla. Ok, e si esce tranquillamente. Quindi andiamo ad esplorare da questa zona del ponte, che avevamo visto che c'era appunto l'albero che andava a far finire la strada. Comunque bellissimo questo mondo. Ma sapete anche perché mi piace un botto? Perché è su una montagna. Ora, non so se la montagna era già così, oppure la modellata. Cioè, sicuro l'ha un po' modellata, ma tipo queste cose così, questo pezzo qui, l'avrà modellato lui? Sarà nata così la montagna? Non lo so. So solo che è una mega, ma mega figata totale, cioè proprio complimentoni, mega pro builder, meritatissimo questo titolo. Altra farm di grano, perché mi piace, non so, gli piacciono un botto i panini a quanto pare. E questa zona qui che cos'è? Faccimi vedere, mi faccimelo vedere. Ok, non intendo, non lo so, me lo dovrò far spiegare perché non ne ho la minima idea. Altre zone, in teoria, per come mi ha detto, dovrebbe essere finito. Questa è tipo tra le mie preferite, perché tu ti metti qui, anche se magari non ci si può mettere, ma comunque ti metti qui, tipo vedi l'alba, figata totale, bravo, bravo, complimentoni. Tra l'altro, appunto, ora, grazie a questo video, inaugureremo... Oh, non l'avevo visto questo falò, che carino, bello, bella sta zona, è tipo... La, come si chiamano? I bagni termali, bellissimo. Cioè, comunque a me, la cultura giapponese... Mi è sempre piaciuta un botto. E quindi diciamo che questo mondo fa su misura per me. Bellissimo. E tra l'altro qua l'ha fatto in parte un villaggio di villager, che vabbè è rimasto intatto, non l'ha modificato, almeno sembrerebbe. E ci sta. Oh, guarda, e anche... Oh, bello questo... No, ecco, questa non l'avevo ancora vista. Una zona tra l'altro con tutte le cose nuove del nuovo aggiornamento della 1.16. E tutti i banner, tutte le cose. La mega mela, questa si chiamerà la mega mela. E figata totale, ta ta ta, bambù, bla 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 bla. Mi sa tanto di persona che guarda gli anime. No, che bello! No, voglio organizzarli anch'io così, mi inventa. Figata. Che figata, ma perché io non ci penso a queste cose? Ma voglio, sono curioso di vedere. Niente. Quanti libri. Acqua affinity, bla bla bla. Protection, power, efficiency, sharpness, unbreaking, book. E un botto di armone. Un botto di armone. Bene. Le pozioni, la healing e la healing, doppio healing. Ok, quindi ho organizzato bene anche l'inventario, cioè l'inventario, il magazzino. Quindi spero di aver visto tutto. Figata totale questo mondo. E appunto, grazie a questo mondo, inaugureremo il continuo della serie World Tour. Fatemi sapere nei commenti. Oh, guarda, bravo Dark che si è unito mentre facevo l'esplorazione. Ricordatevi di iscrivervi al canale di Master e lasciare un bel mi piace. Bravo Dark, tu sì che mi stai simpatico e hai guadagnato punti. Mondo stupendo, grazie. Stavo dicendo che grazie a questo mondo, questo video, continueremo la serie. Fatemi sapere se volete che vi esplori il mondo. In caso entrate anche nel server Discord, il link è in descrizione, lì ci si mette d'accordo. Figata, tutta, cioè bellissimo, ci vivrei, te lo compro, signor Dark. Ah, non avevamo esplorato questa zona, figata. Sì, mi sa proprio che non l'avevamo esplorata, con un'altra enchanting che porta sotto, qua ci sono tutte robe strane, tutte gallerie. Sì, figata totale, bellissimo, stupendo, un botto di ceste, ma un botto di ceste con un botto di roba. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, il mondo è stato stupendo, non può non esservi piaciuto. Vi ringrazio per la visione, ringrazio Dark il Pro Builder che mi ha concesso il suo mondo e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero l'1.45 per questo periodo non estivo, perché appunto sono ricominciato le scuole, con un nuovo video. Ciao! Stupendo, ora basta, vado a guardarmi qualche anime, mi è venuta voglia.